Ciao a tutti, allora, eccomi qua con un nuovo video. Oggi, anzi stasera, perché sono le 10:35 e questo video volevo farlo a mezzanotte, ma ho detto no, perché io sono una persona che si spaventa facilmente, quindi lo faccio ora e poi basta, se no mi cago addosso. Ecco. Allora, in questo video voglio raccontarvi delle storie un po' horror, paurose. Lo so che ci saranno persone che non hanno paura neanche del buio. Io allora, cioè, tutti penso che da piccoli avevano paura del buio e anche adesso. Non mentite, so che avete paura ancora del buio, anch'io che ho 18 anni, cavolo, quindi sì. Cioè, anche se il mio cane fa un rumore strano, io mi spavento ugualmente, quindi, cioè. Vabbè, andiamo avanti con il video. Allora, questa storia, anzi ci sono sette storie, prima di tutto. Quindi la prima si chiama Tre colpi alla porta nel cuore della notte. Sì, allora non voglio fare tipo, come si dice, le luci che te fanno spaventare troppo. Potrei farlo, aspettate. Eccomi qua. Allora, ma io dico, i vicini possono camminare normali invece dei, come dei bisonti? Cioè, fanno rumori peggio dei bambini piccoli, neonati, che camminano con i piedi ma non fanno nessun rumore. Mamma mia! Mi fanno prendere gli accidenti. Allora, iniziamo con la storia. Vi dico subito che io ho già letto due storie di questi. E per prepararmi per il video, ma il punto è che rileggendo ora, cioè che devo fare il video, mi metto di nuovo paura, cioè, capite? Ecco, iniziamo con il primo racconto. Si chiama Tre colpi alla porta nel cuore della notte. Per fortuna sono le 10 e non mezzanotte. Allora, un ragazzo era solito guardare The Walking Dead con sua nonna. Una notte rimasero alzati fino a tardi, quasi fino alle 4, quando decisero di andare a letto. Il ragazzo andò nel bagno per lavarsi i denti e mentre l'acqua scorreva sentì tre colpi alla porta. Pensando fosse la nonna che voleva sapere se era un bagno, rispose di sì, ma senza risposta. Una volta uscito, la nonna gli chiese cosa volesse. Anche lei aveva sentito tre colpi alla sua porta. I due terrorizzati esplorarono la casa in cerca della persona che potesse aver bussato. Tuttavia non c'era nessuno. La cosa più inquietante è che la nonna aveva perso un figlio da giovane e un altro che era scomparso da molto tempo. Forse entrambi cercavano di farsi ricordare. Ma i due figli che, cioè uno che era morto e l'altro che era scomparso, forse sì. Comunque, ragazzi, io mi sto cagando sotto un po', Io che volevo fare questo video di giorno, però ho detto, ma no, facciamo un effetto tipo pauroso, horror, facciamo di notte. Ma sì, cagiamoci sotto, sì, ma certo, non dormiamo tutta la notte. Sì. Andiamo con il secondo. Penso che il secondo l'ho letto proprio le prime frasi. Allora, il titolo si chiama Brividi alla casa di riposo. Mamma mia. Un'infermiera era solita lavorare in un ospizio specializzato in pazienti affetti di Alzheimer. Il suo lavoro principale era occuparsi dei pazienti e lavare i piatti. Una notte, mentre raccoglieva i piatti sporchi, le sembrò che qualcuno la seguisse. Spaventata si infilò nel bagno e spiando dallo spiraglio della porta si avvide che era uno dei pazienti. Oddio, non so neanche leggere inizialmente. Dopo capì che si trattava di un anziano morto 3 giorni prima. Come cavolo lo sapeva, scusa? Vabbè. Qualche giorno dopo sentì qualcuno che le bisbigliava nell'orecchio, nonostante la sala in cui si trattava fosse completamente vuota. Mamma mia! Concentrandosi si ricordò che si trattava della voce della nonna morta da tempo. Mamma
non siamo seri. Ok, basta, fine del video, basta. Poi domani vi racconto altre storie. Io vado a letto. Sì, le coperte fino a qua. Anche se non respiro, fa niente. Vabbè, spero che vi sia piaciuto questo video bellissimo. Ditemi se vi piacciono questi tipi di video. E niente, ragazzi, buonanotte con questi racconti bellissimi. Ciao!